Serve al volo una formina? Basta un po' di plastilina. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un video che secondo me vi piacerà tantissimo, perché è uno di quei video che dà una soluzione semplicissima a un problema di tantissimi. Molto spesso mi chiedete come fare gli stampi per le paste a colatura, tipo la polvere di ceramica, il gesso, piuttosto che la polvere di argilla, insomma quello che avete da colare in stampi. E gli stampi, come sappiamo, spesso sono molto molto costosi. Ho pensato alla soluzione che fa per voi e l'ho trovata in un qualunque supermercato. Io l'ho presa alla Auchan, ho preso una pasta modellabile per bambini tipo il Didò, tipo il mio Potò. Potete farla anche col Potò, ve la metto qui tra le schede informative. È questa. L'ho pagata solo un euro l'intera confezione e l'ho scelta ovviamente di colore bianco. Con questa faremo degli stampi per delle ovette di Pasqua che ci serviranno per un futuro lavoro, ma voi potete fare tutti gli stampi che volete. Spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a vedere come si fa. Ed ecco il semplicissimo occorrente per preparare i nostri stampi pronto uso, stampi d'emergenza quando vogliamo ricreare un soggettino e non sappiamo veramente dove andare a prendere lo stampo adatto. Facciamocelo da noi in due secondi. Vi occorre della pasta modellabile per bambini. Questa è la Rick Rock, la prendo nei supermercati Auchan a un euro a vasetto. Naturalmente scelgo il colore bianco per una questione di comodità e non cedevolezza del colore. Potete usare anche il mio Potò, ve lo lascio tra le schede informative, va benissimo lo stesso. E quindi ci serve un oggettino per cui creare lo stampo. Per esempio, io ho questo ovetto e voglio ricavare tante ovette come queste, e quindi ci servirà quindi l'oggettino da cui ricavare lo stampo, la pasta modellabile, poi un contenitore che sia abbastanza grande da alloggiare il nostro soggetto, quindi del borotalco. Io non ce l'ho, userò l'amido di riso. Io non uso il borotalco a casa per Enzo, uso l'amido di riso, quindi questo adopererò. Cosa faccio? Prendo la pasta modellabile, ne prendo abbastanza e comincio appunto a modellarla ben bene. Faccio in modo, mi ricordo che è a base di amido, quindi spacca abbastanza, faccio in modo di lavorarla perfettamente. Fa anche profumo di mandorla questa, e la infilo all'interno della vaschetta. E presso molto bene, faccio in modo che tutte le bolle d'aria fuoriescano da sotto, quindi se la vaschetta è trasparente ve ne potrete rendere conto molto molto meglio. Ok, arrivati a questo punto, presso e faccio uscire l'eccesso di pasta, che posso eliminare con un normalissimo coltello da cucina, perché tanto queste paste solitamente sono anche edibili. Beh, accertatevi di questo prima di usare le posate. A questo punto avete creato quella che in gergo si chiama una cassaforma, cioè una cassa che contenga la forma di cui vogliamo riproporre le sembianze. Prendiamo il nostro soggetto e con del borotalco spolverizziamolo tutto quanto. Ok? Io voglio fare un mezzo uovo, perché così poi se volessi fare un uovo intero ne farei due e le appiccicherei insieme le parti. Quindi comincio a pressare, a calcare dentro il mio uovo, così, dandogli la forma che voglio dargli ed eliminando, anche in questo caso, l'eccesso di pasta. Voilà, adesso elimino anche l'ovetto e come vedete il nostro calco è bello e pronto. Con un po' di amido o di borotalco passiamo di nuovo all'interno, in modo che il soggetto che andremo a formare dentro, casomai fatelo con un pennello e non con le dita, perché così non rovinerete magari con le unghie tutto quello che avete fatto. Ecco, il nostro calco è bello e pronto e può essere usato. Adesso lo proviamo insieme, proprio d'amblè. E in questo stampino potremo colare sia gesso che polvere di ceramica che tutte le paste liquide, non resine. Non ho mai provato con le resine perché io non ne uso tante, però
ditemelo voi. Magari Greta, se stai guardando questo video, prova con la resina a fare questa cosa e se riesce hai risolto un problemone. Allora, e poi faccelo sapere. Prendiamo due parti di polvere di ceramica. Io sto usando in questo caso la Keraquick che mi avete già visto usare, che forse vi ho già recensito, se è così vi metto la recensione tra le schede informative, se no aspettatela perché la recensione di questa polvere di ceramica arriverà molto presto. Allora metto due parti di polvere di ceramica. E una parte di acqua. Mescolo ben bene e colo, stando attenta a non sbordare. Questi soggettini poi li useremo in un lavoretto che faremo insieme per Pasqua. Fatto ciò, una cosa importantissima che dovete fare è questa: sbattete bene le formine e vedrete emergere tante bolle d'aria simpaticissime. Ok, fatto questo, facciamo asciugare per circa 30-40 minuti, dopodiché sformeremo insieme le nostre formine e vedremo se i nostri stampi avranno riprodotto la forma desiderata. Ci vediamo tra 40 minuti! Pronti per sformare le nostre formine? Eccole qua, guardate, si sono rapprese dentro i loro calchi, dentro i loro stampi. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere e piano piano, con molta delicatezza, tirare via dallo stampo, rimuovere la pellicola che naturalmente si appoggia sulla superficie dell'ovetto, ed ecco qua il nostro ovetto bello e pronto. Tra l'altro questa pellicola è presente soltanto se lo sformate allo scadere dei 30 minuti, perché se aspettate leggermente di più vedrete che, essiccandosi anche il potò, diciamo il didò, la pasta modellabile, tutto questo non succederà. Ok, sformiamo anche l'altra piano piano, quindi scostiamo quello che è il pasta modellabile e piano piano tiriamo su il soggettino. Voilà! Preso, puliamolo dai residui di pasta modellabile. Ed ecco qui i nostri soggettini fatti in 2 minuti con le paste modellabili. Vedete? È la stessa identica cosa senza la spesa di andare a comprare tutti i soggettini diversi, perché possiamo utilizzare sempre la stessa pasta modellabile e creare via via sempre stampi nuovi a seconda dell'occorrenza. La pasta modellabile non la buttate, rimuovetela dalla cassaforma, quindi rimpastatela e rimettetela all'interno della sua scatoletta. E questa cosa è riutilizzabile per tantissimi altri stampi, quindi non è che dovete buttare la pasta ogni volta, riamalgamate, la rimettete nel suo bel bicchiere, chiudete e la conservate per il prossimo stampo. Bene, adesso vi lascio le foto e noi ci vediamo dopo. Ciao! È molto semplice, basta solamente un po' di pasta modellabile per bambini e secondo me va bene anche per la resina. Ditemi voi se provate, se può andare bene anche per la resina, sarebbe veramente la svolta per molti di voi che fate oggettini in resina. Cosa dirvi? Sono sicura che voi mi direte: ma io non ce l'ho l'ovetto stampo da fare. Benissimo, usate la fantasia, potete farlo, perché ho provato il calco, potete dare l'orma anche con dei cioccolatini. Ho preso per esempio quello che fa il caso nostro, sono le ovette confettate, eccole qua, queste cospargetele sempre con un po' di amido, un po' di burotalco, poi naturalmente non mangiatele più, e calcatele sulla plastilina e l'orma sarà queste ovette di questa dimensione. Oppure, adesso che viene Pasqua, sempre alla Lindt ho trovato
le campanelle. Togliete la carta, fate direttamente col cioccolato la pressione, quindi toglietele e avrete anche le mezze campanelle in modo da abbellire i vostri soggettini con 250.000 forme. Potete fare cuoricini, stelline, tutto quello che vi pare con una semplice pressione sulla pasta modellabile per bambini. Bene, spero che questa idea, ne sono sicura, vi sia utile e che possiate spenderla proprio adesso che arriva il Natale. Tenetevi pronti perché noi la useremo per un prossimo video, questa ideuzza. Quindi se il video vi è piaciuto, mi raccomando, regalatemi, anzi imprimetemi un bel pollice all'insù e soprattutto condividete il video sulle vostre pagine Facebook. E grazie, grazie se lo farete. Mua, questo è per chi lo fa. E allora, scherzi a parte, io vi aspetto sempre anche sul mio secondo canale Ombretta e sul mio terzo canale Due Cuori e Una Cappa. Lì si parla di pappa, faccio sempre rime, non so perché, penso che mi stia ammalando in questo senso, insomma sto diventando una malata delle rime. E noi, se volete, ci rivediamo qui per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Un bacio grande e grazie sempre per sopportarmi.